Direttrice, allora, una nuova edizione di questo progetto che si rivolge alle donne, di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi che punta a raggiungere? Certo. Allora, il progetto ha l'obiettivo di realizzare iniziative a favore di donne che svolgono un'attività imprenditoriale nell'ambito del settore della ceramica, quindi nel nostro territorio di Sassuolo. Quindi serve a stimolare l'intervento da parte delle donne a sviluppare imprenditoria femminile in diversi ambiti, quindi dargli obiettivi che possono rivolgerle a capire quali sono i contenuti per i finanziamenti, per sviluppare la propria impresa, per avere la capacità di avere un'interlocuzione, insomma, con il cliente migliore e quindi sviluppare la propria idea imprenditoriale. Abbiamo avuto un totale di iscritti pari a circa 56 persone. Donne ovviamente, dove nella parte di, diciamo così, di realizzazione finale sono arrivate a conclusione del percorso 26 donne con la partecipazione al 100% e un totale di 90 ore di attività formativa. In cosa consistono queste attività formative, questi laboratori che andate a proporre? Dunque, intanto servono a favorire l'accesso della donna imprenditrice all'interno della propria impresa, ecco, insomma. Ci sono contenuti relativi al public speaking, alla finanza pubblica, come fare diciamo così, ad aprire un'attività imprenditoriale, ad avere anche un autostima, quindi essere in grado, insomma, di creare occupazione e poi vi sono contenuti relativi ai contenuti digitali, quindi rispettando tutti gli obiettivi del PNRR e della volontà, diciamo così, della Family Act di sviluppare l'imprenditoria femminile in quanto diciamo così, nel periodo del 2020 abbiamo avuto circa 1.400.000 imprese femminili che davano occupazione per 3 milioni di occupati, ma durante il Covid si è visto questa impennata assolutamente bloccata e di conseguenza questo è un progetto che serve appunto per rilanciare questa attività che purtroppo ha visto coinvolto le femmine più insomma, del resto del genere, ecco, insomma. Ecco, al di là dei numeri, qual è il bilancio che si può fare della prima edizione, anche, diciamo, di risposta delle partecipanti? Beh, la risposta delle partecipanti è stata ottimale, quelle che hanno terminato, diciamo così, tutto l'intervento formativo alla resa dei conti hanno avuto la possibilità di aprire la propria attività imprenditoriale, abbiamo avuto un riscontro con l'ex post pari quasi al 100%, ecco perché, diciamo, da lì abbiamo deciso di riaprire una nuova edizione con un finanziamento sempre da parte della Regione, il coinvolgimento del Comune di Sassuolo e di tutti i partner che sono il Comune di Fiorano, Modenese, di Formigine e di Sassuolo stesso, nel riaprire la possibilità di fare un altro progetto simile, insomma, a quello di prima, con qualche aspetto diverso, ecco, insomma.